Il fenomeno dei battimenti possiamo osservarlo utilizzando due diapason di frequenza simile. Abbiamo un diapason che emette 440 Hz. Proviamolo. Ecco il segnale a 440 Hz. Proviamo un altro diapason che emette il lama a 435 Hz. Vedete che è leggermente inferiore. Se li suoniamo entrambi, ascoltiamo il tipico fenomeno dei battimenti con questo wah wah che sembra emettere. Ci accorgiamo anche che entrambe le frequenze vengono rilevate. Proviamo nell'oscilloscopio a osservare che cosa succede. Il primo là, il secondo là, entrambi. Vediamo che l'ampiezza aumenta e diminuisce. Non ci accorgiamo di questo effetto finché non andiamo a modificare la scala. Possiamo osservare che la frequenza di battimento, circa 5 volte al secondo, corrisponde alla differenza tra le frequenze dei due diapason. Consideriamo la membrana di un microfono sollecitata da una oscillazione acustica. La membrana è rappresentata da questo puntino che oscilla su e giù. Se immaginiamo che questo puntino insegua l'andamento del tempo mentre scorre, lo vediamo oscillare mentre si sposta verso destra. Considerando la traccia su cui si muove, questa traccia è espressa dalla funzione seno di t e ci permette di studiare l'oscillazione della membrana del microfono mentre scorre il tempo. Questa traccia non è da confondere con la traiettoria del puntino, altrimenti la distanza tra due massimi rappresenterebbe la lunghezza dell'onda. La traiettoria invece è confinata sul segmento verticale e la distanza tra due massimi è la rappresentazione grafica della durata dell'oscillazione. Se moltiplichiamo poi per un certo fattore questa funzione, vediamo aumentare o diminuire la sua ampiezza e questo rappresenta il volume del segnale sonoro. Quanto tempo impiega la membrana del microfono a compiere una oscillazione completa? In questo caso elementare, impiega 6,28 secondi o più precisamente 2 pi greco secondi. Se moltiplichiamo per 2 pi greco, otteniamo la rappresentazione del periodo che dura un secondo, oppure della frequenza che vale un hertz. Basterà moltiplicare poi per il numero che indica la frequenza e avere l'oscillazione che rappresenta l'onda sonora di qualsiasi frequenza F. Ora, consideriamo due onde di frequenza simile. Se le rappresentiamo sullo stesso quadrante, ci accorgiamo che ci sono istanti in cui coincidono e istanti in cui si oppongono. Questa rappresentazione però non rende conto dei fatti, cioè che sulla membrana del microfono le due onde agiscono sommando il loro effetto continuamente. Se rappresentiamo la loro somma, ritroviamo la configurazione che abbiamo osservato sperimentalmente se le frequenze si differenziano di poche unità. Per spiegare questa configurazione ricorriamo alle formule di prostaferesi, il cui nome deriva da prostesis, somma, e aferesis, differenza. Esse trasformano infatti la somma di due funzioni in un prodotto di altre due funzioni, le cui frequenze si ottengono dalla differenza e dalla somma delle prime. Nel nostro caso, se le frequenze valgono 52 Hz e 48 Hz, otteniamo il prodotto di due funzioni le cui frequenze valgono 2 Hz e 50 Hz. La funzione coseno oscilla con frequenza 2 Hz e rappresenta l'ampiezza o il volume variabile. Ma come vediamo dal grafico, il volume è massimo due volte ogni oscillazione, quindi la frequenza con cui sentiamo il battimento
vale 4, che è la differenza delle due frequenze originarie. La funzione seno, infine, rappresenta la nota percepita con frequenza 50 Hz, che è la media delle due frequenze originarie.